prima di passare la parola a Francesca Bonetti, andiamo a leggere un piccolo testo mandato dal nostro amico storico e giornalista Michel Lefebvre, del giornale Le Monde e Le Monde Diplo, che aveva preparato un intervento, però faremo un resumé, e che corrisponde a alcune piccole foto, un accrochage che sta al Palazzetto Baviera, con alcune fotografie di criminalistica, ritratti di persone ricercate, che da vedere con il processo dei... No, sì, processo Filiol, di quelli che hanno ucciso i fratelli Rosselli. Céleste, je te... Yeah, ok, quello, va bene. Se no faccio questo, così. Senti, ok. En 1937, Mussolini commandite l'assassinat des frères Rosselli en France. Et Bernardo Bertolucci en tirera son très beau film Le Conformiste. Le film raconte l'assassinat en 1937 d'un professeur antifasciste italien organisé par un de ses anciens élèves devenu agent des services secrets de Mussolini. Dunque, nel 1937, sull'ordine di Mussolini, sono stati uccisi i fratelli Rosselli che stavano in Francia. È stato un argomento che ha ispirato Bertolucci per il suo film Il Conformista, e racconta come l'assassinato di un professore è stato organizzato da uno dei suoi propri alunni, e l'alunno, sì, che è divenuto fascista, ha organizzato l'assassino. Le guet-apens a eu lieu le 9 juin 1937, peu avant 19h, sur une route menant à Bagnoles de l'Orne, où les frères Rosselli séjournaient à l'hôtel. Six mois plus tard, quatre des cinq assassins de Rosselli et de son frère sont arrêtés. Ce sont des Français, des cagoulards. Jacubiez, Filiol, Puyrieux et Bouvier. Nous présentons ici une partie de leurs photos. L'assassino è stato organizzato su una strada vicino all'albergo dove erano da poco arrivati i fratelli Rosselli, vicino a Bagnoles de l'Orne, in Francia. Gli assassini sono stati arrestati sei mesi dopo e erano tutti legati a un'organizzazione fascista francese chiamata La Cagoule. Troveremo i loro ritratti, Jacubiez, Filiol, Puyrieux e Bouvier sono i nomi. Quindi, La Cagoule è un'organizzazione segreta fascisante che prepara un coup d'état, esattamente come in Spagna. Le tueur de la cagoule, principal artisan du crime, Jean Filiol, avait disparu en 1945. Il s'était en fait réfugié en Italie et non dans l'Espagne de Franco. Donc, la cagoule est une organisation secrète qui préparait le colpo di Stato, un peu comme quello che è successo in Spagna. Il capo principale, Jean Filiol, è sparito alla fine della guerra. E vediamo che non era sparito in Spagna, come si è pensato molto, ma alla verità si è scoperto che era nascosto in Italia. Jean Filiol était du voyage à Sigmaringen, la fuite en Allemagne de la fine fleur de la collaboration en 1944. Il revient en France pour combattre les résistants avec la milice, puis rejoint Joseph Darnan en Italie du Nord pour lutter contre les partisans italiens où il est blessé. Filiol aveva fatto parte di questo episodio, non lo so se lo conoscete, però alla fine della guerra, una parte del governo di Pétain con i giornalisti erano stati presi dai tedeschi e installati in un castello a Sigmaringen per uno stato fasullo che non è neanche esistito, però erano qualche centinaia di persone. Comunque, Filiol è stato di questo viaggio a Sigmaringen, però dopo è tornato negli ultimi mesi delle battaglie per combattere contro la resistenza.
Il se réfugie ensuite dans un monastère en Italie. Les Américains l'arrêtent sans l'identifier. Il s'échappe et réussit à devenir citoyen italien sous une fausse identité. E aveva continuato le battaglie nelle Alpi, era passato nella parte italiana, è stato arrestato dagli americani ma non l'hanno riconosciuto, è rimasto in Italia sotto una falsa identità. Il vivait près de Milan avec une nouvelle épouse, Chichement, d'abord comme professeur de français, collectionnait les timbres, passait ses vacances sur l'Adriatique. Un parcours parfait de fasciste français qui se termine en 1969 dans un cimetière de Milan où il est enterré sous le nom de Rossi. Dunque, si è scoperto adesso, è riuscito a vivere fino al 69, una vita a livello basso, cioè spendevano pochi soldi, era sposato, insegnava il francese, collezionava i francobolli e aveva l'ombrellone sull'Adriatico, sulla spiaggia. E l'hanno ritrovato solamente dopo la sua morte nel cimitero sotto il nome di Rossi. Finito. Donc ça c'est au nom de Michel Lefebvre que nous remercions. Voilà, je donne maintenant la parole à Francesca Bonetti. Dopo questa intensa mattinata è molto emozionante, diciamo, commovente. Ricordando Pasolini passiamo a tutta un'altra storia. Adesso ritorniamo un po' alle origini della fotografia. Un semplice richiamo a quello che citava prima Alessia a proposito dell'opera di William Kentridge che abbiamo visto lungo il Tevere, sui muraglioni, lungo gli argini del Tevere qualche anno fa. Appunto, com'era... Miserie e trionfi, no? di Roma, la grandezza e la miseria di Roma. Ecco, parliamo un po' della grandezza, se non altro della grandezza passata, del passato di Roma. Allora, vedremo una serie di immagini del Colosseo, o meglio dell'Anfiteatro Flavio. Il Colosseo, così come tutti lo conosciamo, è il nome che gli fu attribuito fin dal Medioevo, forse per le sue dimensioni appunto colossali, ma forse anche per la presenza nei pressi della gigantesca statua di Nero che aveva fatto fare Nerone e si trovava appunto nei pressi del Colosseo. Comunque è considerato il simbolo appunto dell'eternità di Roma. È il monumento più grande della romanità, il più nobile anche per austerità, per purezza di stile. Fu costruito nell'area tra Palatino, Esquilino e Celio, in un'area praticamente dove si trovava la Domus Aurea e in particolare lo stagno, proprio il laghetto che aveva fatto, il laghetto artificiale che era sempre stata opera di Nerone. Comunque il Colosseo fu cominciato invece dall'imperatore Vespasiano nel 72 d.C. e fu però terminato dal figlio Tito. Vi do alcune coordinate proprio storiche, poche. Terminato dal figlio Tito, appunto erano gli imperatori della famiglia dei Flavi, della dinastia Flavia, da cui il nome Anfiteatro Flavio, e fu terminato nell'80, inaugurato nell'80 d.C., inaugurato con feste che si dice durassero almeno 100 giorni, con l'uccisione di 5.000 belve, la morte di moltissimi gladiatori, quindi un'inaugurazione molto molto importante. Poco dopo Domiziano, fratello di Tito, lo completò con l'ultimo ordine di gradinate. Poi fu restaurato già sotto Alessandro Severo perché fu all'inizio danneggiato proprio nel 217 con un primo incendio dovuto alla caduta di fulmini. E anche successivamente nel 442, poi nel 200, insomma una serie di terremoti e di incendi
hanno fatto sì che poi subisse una serie di restauri che sono tra l'altro in alcuni casi ricordati da lapidi diciamo, che sono proprio visibili nel monumento, all'interno del monumento. Nel 1349 fu in parte anche trasformato in fortezza, prima dei Frangipane, poi degli Annibaldi. E fin dal Medioevo i massi caduti durante appunto questi danni che subiva l'edificio servirono per nuove costruzioni, ma fu soprattutto nell'epoca rinascimentale, dal XV secolo, che l'anfiteatro divenne veramente una sorta di cava, una cava di travertino in particolare, da cui veniva tratto il materiale per costruire altri importanti edifici romani, come ad esempio Palazzo Venezia, il Palazzo della Cancelleria, il Porto di Ripetta, più tardi, e poi anche alcune cose di San Pietro in Vaticano. A metà del Settecento, nel 1744, il Papa Benedetto XIV lo consacrò alla Passione di Cristo, proprio in memoria poi dei martiri che vi avrebbero trovato morte, anche se poi diciamo questa faccenda del Colosseo come luogo in cui venivano martirizzati i cristiani, insomma, è stata superata, non è del tutto vero. Comunque Benedetto XIV vi fece costruire le edicole della Via Crucis, che poi vedremo nelle fotografie. Qui vedete un'immagine degli anni 60 dell'Ottocento, probabilmente di James Anderson, una veduta dall'Arco di Tito, dove tra l'altro si vede in questa lastra marmorea, in questo rilievo, proprio il trionfo di Tito dopo la devastazione di Gerusalemme, dopo la sconfitta di Gerusalemme, con tutto il bottino appunto che gli imperatori romani riportarono a Roma e con il quale in parte fu finanziata la costruzione stessa del Colosseo. Dicevamo, durante poi appunto l'Ottocento il Colosseo, per fortuna dopo appunto che fu dichiarato sacro, luogo sacro da Benedetto XIV, perlomeno vennero interrotte le devastazioni e l'edificio rimase più protetto, e durante l'Ottocento in particolare fu oggetto di vari restauri che pure si vedono, sono visibili in alcune fotografie, appunto in particolare già della metà dell'Ottocento. Dei vari restauri, però, ricordiamo in particolare quelli che poi furono, diciamo, all'inizio dell'Ottocento il Papa Gregorio XVI fece condurre dei lavori, e che si conclusero però poi con Pio IX, che salì al trono pontificio nel 1846, e sotto Pio IX furono condotti altri restauri, per i quali, proprio a ricordo dei quali, rimane una targa, adesso ve la farò vedere più avanti, ve la faccio vedere dopo perché sennò scorrono tutte le foto poi. Una targa che fu posta sull'ingresso del Colosseo, il lato occidentale, mi pare. Una targa che fu posta nel 1852 e che per noi storici rimane un elemento molto importante, proprio a volte come spartiacque, proprio per riconoscere le fotografie, la cronologia delle fotografie che furono realizzate in questo primo periodo della storia della fotografia. Altri elementi che posso darvi, diciamo, storici, e poi vedremo nelle fotografie ancora, è la pavimentazione che noi oggi vediamo, gli scavi, vediamo tutti i sotterranei del Colosseo, mentre invece ancora per tutto l'Ottocento
il piano era tutto pavimentato, era calpestato, c'erano appunto le edicole della Via Crucis, e questa pavimentazione fu rimossa poi verso la fine dell'Ottocento sotto il ministro Guido Baccelli, quando furono ripresi i lavori di scavo del monumento, e tutte le edicole della Via Crucis furono anche rimosse. È un edificio monumentale di forma ellittica con i diametri, il maggiore di 188 metri, il minore di 156, con un'altezza, l'anello esterno è alto oltre 50 metri, quasi 60 metri. E comunque l'architettura è un'architettura molto solenne, uno degli esempi massimi dell'architettura classica, con i tre ordini, le semicolonne, diciamo che scandiscono i tre ordini, e che sono appunto l'ordine dorico, ionico e corinzio, come appunto nel modello dell'architettura più del periodo aureo, insomma più classica. Ora, nella serie di immagini che vi presenterò, vedremo come attraverso una serie di accostamenti e confronti potremo in qualche modo esaminare, identificare autori, circostanze, momenti diversi che appunto contraddistinguono le diverse fotografie dedicate allo stesso soggetto, un po' quello che succede per alcuni soggetti fondamentali della fotografia a Roma nelle origini. Sono immagini appunto ripetute, reiterate dai fotografi, che replicano sempre lo stesso schema compositivo, in molti casi quasi sovrapponibili, per identità del punto di vista, per la scelta a volte dell'ora, per la ripresa, per le inquadrature, i tagli, e proprio l'organizzazione generale del campo visivo. In questo modo, proprio attraverso l'esame di una lunga serie di immagini, possiamo verificare e valutare innanzitutto la costituzione proprio, la trasmissione di modelli di rappresentazione, modelli mutuati, tratti all'origine dalla precedente tradizione iconografica, che per la veduta a Roma, per il genere della veduta, ha i suoi più illustri riferimenti proprio nell'incisione sette-ottocentesca, pensiamo a Piranesi, Vasi, Rossini. C'è poi consentita una maggiore comprensione delle qualità espressive e di definizione delle diverse tecniche utilizzate dai fotografi. Purtroppo, vedendo le immagini a schermo, non riusciamo a percepire queste differenze facilmente, ma ci proveremo. Possiamo però anche apprezzare meglio gli scarti, le strategie attraverso i quali i vari fotografi hanno cercato poi di proporsi e di penetrare e di affermarsi personalmente all'interno di un mercato di immagini che certamente fin dalle origini appunto doveva essere già connotato sicuramente da caratteri di forte concorrenzialità. Pensate appunto alla concorrenza proprio che si facevano i fotografi, no, che avevano studio a Roma in quell'epoca. Il caso dell'immagine del Colosseo costituisce, proprio per la ricchezza di esemplari e di varianti, e quindi per le possibilità di indagine che di per sé offre, un esempio tipico per lo studio della fotografia romana dell'Ottocento. È proprio un soggetto topico, forse il più emblematico proprio dell'iconografia di Roma, oltre che tra i più richiesti dal pubblico, dalla clientela dell'epoca. Un soggetto quindi, appunto, come vedremo, tra i più ripetuti e frequenti nella produzione fotografica del periodo, così come nell'attuale esistenza nelle collezioni o comunque ancora disponibile sul mercato antiquario. Vedremo alcuni esempi qui da Serge. Le immagini del Colosseo, che rappresentano appunto uno dei principali leitmotiv nei repertori dei vari fotografi, tra l'altro appunto i cataloghi proprio a stampa dei fotografi dell'epoca spesso cominciano proprio la lista delle loro fotografie con il soggetto del Colosseo, magari ripetuto in due o tre varianti, in due o tre immagini riprese da punti di vista diversi. Ecco, dicevo, le immagini del Colosseo, quindi, che sono così frequenti e così sempre molto presenti, non a caso ricorrono anche oggi nelle collezioni fotografiche
con una frequenza direi quasi proporzionale, cioè che corrisponde un po' statisticamente alla loro presenza nelle varie serie fotografiche, negli album composti dagli editori fotografi, oppure anche composti proprio dagli stessi acquirenti, no? Nelle diverse collezioni. E quindi va da sé, le immagini del Colosseo rappresentano anche uno dei primi soggetti scelti dai fotografi per cimentarsi a Roma con la nuova tecnica di riproduzione della realtà, appunto con la fotografia. Qui, per esempio, vedete un avete già un daguerrotipo di autore anonimo che era nelle collezioni Alinari, Monica lo conoscerà bene, e come vedete un daguerrotipo molto precoce del 1841-43, realizzato ancora con una camera, con una macchina che non aveva all'interno quei prismi, quelle lenti che giravano nel verso giusto l'immagine della realtà. Quindi abbiamo un'immagine invertita rispetto al Colosseo come lo vedremmo, ecco, come lo vediamo. E quindi dopo le prime prove al daguerrotipo e dopo le stampe tratte da immagini al daguerrotipo, come questa della serie dell'Excursion daguerrienne, tratta appunto da daguerrotipi, sempre nei primi anni 40 dall'editore francese Noël Marie Pémal Rebord, abbiamo il Colosseo anche come una delle prime immagini riprese a Roma con la tecnica della calotipia, cioè del negativo su carta. Qui abbiamo l'immagine famosa, famosissima del reverendo Richard Calvert-Jones, ripresa nel maggio del 1846, quando appunto Calvert-Jones passò a Roma per andare poi continuare il viaggio verso il Mediterraneo. Questa è una stampa in carta salata da negativo su carta ed è veramente una delle prime immagini effettivamente fotografiche realizzate a Roma. Diciamo, se ne conoscono diverse tirature, diversi esemplari, tra cui questa che era nella collezione tedesca di Dietmar Siegert, ma ce n'è, mi sembra, una anche nelle collezioni Alinari. Poi a Copenaghen e poi a parte quelle che sono in Inghilterra, al Fox Talbot Museum. A questa immagine del reverendo Calvert-Jones, quindi del 1846, molto precisa la data, seguirono senz'altro altre le immagini sempre in calotipia, cioè da negativo su carta, di altri autori. Di altri autori presenti tra che cominciarono a sperimentare la calotipia in quegli anni a Roma. Qui abbiamo l'immagine di Stefano Lecchi, dove tra l'altro sulla sinistra, quindi nella parte del Colosseo, sul lato diciamo ancora maggiormente integro del Colosseo, si notano addirittura, adesso qui lo vedete poco, si notano come dire, proprio gli elementi che servivano per le impalcature, diciamo, che servivano per i restauri condotti sotto Pio IX, quindi tra il 48 e il 49. In questo caso la fotografia è firmata e datata dall'autore sul verso, quindi diciamo, abbiamo anche in questo caso una data precisa. Ma altrimenti cominciamo a vedere degli elementi che si possono notare nelle immagini che ci danno delle indicazioni anche rispetto alla situazione in cui il monumento viene fotografato. E poi a seguire abbiamo altre immagini sempre da negativo di carta, in questo caso Frédéric Flacheron, che data la sua fotografia, firma e data al 1850, ma sul verso un'iscrizione di colui che aveva acquisito questa fotografia all'epoca riporta una data del 1849, quindi con un'incertezza perciò di quando sia stata realizzata la fotografia, non siamo del tutto certi che l'iscrizione sul verso sia corretta. Comunque è un'iscrizione molto significativa e molto precisa,
ricorda l'acquirente che si tratta di una delle prime fotografie comprate da Flacheron, che era il mercante di colori dell'Accademia, dell'Accademia di Belle Arti di Francia. Quindi ecco, questa era una, nella collezione Maggia, un'immagine un po' sciupata per la tecnica usata da Flacheron. Quindi ecco, sono le immagini, sono queste le immagini che tra varie altre segnano l'inizio proprio dell'attività calotipica a Roma da parte di questi artisti fotografi che, residenti o di passaggio come spesso gli stranieri, si riunivano in quello che possiamo considerare il primo circolo, il primo vero cenacolo nell'ambito della storia della fotografia a Roma, ricordato con il nome del Circolo del Caffè Greco, o anche più tardi, come l'ha denominato il grande collezionista André Jam, Scuola Fotografica Romana. Insieme a Giacomo Caneva, il pittore padovano, fecero parte di questo gruppo appunto Frédéric Flacheron, Eugène Constant, il principe spagnolo Giron Telles de Anglona, che era invece chiamato dagli amici le Prince des Anglons e quindi per tanto tempo non avevamo ancora identificato, e poi l'inglese Mr. Robinson, che sono tutti ricordati in un articolo di William Thomas, un articolo apparso nell'Art Journal del maggio 1852, che rimane una fonte molto importante di notizie per ricostruire la storia di questo periodo. Sottolineo, una storia molto particolare perché siamo alle origini della fotografia a Roma. Con l'esempio del Colosseo, questi artisti fotografi, come poi anche altri professionisti dell'età del Collodio, possono quindi ben essere messi a confronto. Come avete visto, già sono apparse un po' di immagini. Per esempio, in questo caso, Giacomo Caneva, che è uno dei più grandi fotografi di Roma dell'epoca, in questa immagine è proprio l'immagine di un la riproduzione di un negativo su carta che si conserva a Roma presso l'ICCD nel fondo di Ludovico Tuminello, e come vedete è molto simile a questa stampa sempre di Caneva, stampa che riporta il nome di Caneva in basso, che si conserva al Museo di Roma, all'archivio fotografico comunale, e che è un po' dello stesso periodo, anche se vedete sono due immagini un po' diverse, non è proprio la stessa immagine, ma certamente fa eseguita un po' nello stesso periodo, quindi avete un'altra un po' successiva, ma sempre precedente il 1852, perché non vi appare ancora su questa zona qua la targa di cui vi parlavo prima. Queste immagini, per la ridondanza con cui si presentano, possono quindi rilevare analogie e differenze con le quali i vari autori hanno trattato lo stesso soggetto, a volte con molte diverse varianti nel corso della propria attività, e Caneva ne è un caso appunto, offrendo così anche una documentazione del monumento e del sito che, nella evidente successione cronologica, ne rileva anche le minime trasformazioni. Ora, accanto a queste importanti personalità della fotografia romana, emergono anche le prime grandi figure invece di coloro che praticavano veramente a livello professionale, commerciale, la fotografia, quindi i primi grandi professionisti: James Anderson, Robert Macpherson, Tommaso Cuccioni, Pietro Dovizielli, e poi Altobelli e Molins, Sommer e vari altri. E in particolare furono proprio questi i secondi, professionisti, che furono tra i primi a Roma a individuare le nuove esigenze di una clientela sempre più numerosa, alimentata soprattutto dal turismo nazionale e internazionale. Una clientela che mostrava sempre una maggiore richiesta di vedute e di riproduzioni di monumenti e di opere d'arte, con gusti a volte e interessi un po' differenziati.
Ed è così quindi che pur nella monotonia del tema, del soggetto, pur mostrando una certa omologazione nella declinazione del soggetto, diversi autori, a seconda delle proprie ascendenze culturali e intellettuali e delle personali tendenze a un approccio più analitico e oggettivo, quando miravano alla definizione, alla conoscenza del monumento, oppure più soggettivo e metaforico, maggiormente sensibile al fascino dei luoghi e ai valori proprio pittorici dell'ambiente in cui il Colosseo, ma anche altri monumenti romani, erano immersi, creano più o meno appunto in maniera autonoma le proprie immagini. Tuttavia possiamo dire che tutti rimangono generalmente fedeli a quel criterio fortemente simbolico di sintesi rappresentativa, e qui diciamo vale sia per il singolo monumento che per l'immagine in generale dell'intera l'immagine dell'intera città, diciamo parliamo di Imago Urbis, che a partire dal 400, con l'opzione della prospettiva centrale come forma privilegiata di conoscenza del mondo, si era imposto quale parametro essenziale per la figurazione, per la composizione, per la rappresentazione appunto dei monumenti. Quindi, secondo un'iconografia ben consolidata, affermatasi soprattutto grazie all'impulso che già l'editoria grafica 500 e 600 aveva dato all'immagine vedutistica e paesaggistica di Roma e dei suoi dintorni, alle origini i fotografi mutueranno appunto dall'incisione, oltre che proprio i referenti, i soggetti, che venivano quindi selezionati per la loro efficacia a sintetizzare in maniera significativa l'immagine della città, anche la tendenza a realizzare e a trasmettere una visione unitaria e codificata del monumento. Per questo vedremo immagini, no? Sempre un po' simili, molto simili tra di loro. Dico, appunto, il monumento, e il Colosseo è un esempio eccellente in questo senso, sarà ripreso in genere da un punto di vista preciso, cercato e fissato come quello più idoneo a rappresentare il soggetto nella sua più completa visibilità e riconoscibilità, per restituirne quindi e veicolarne, insieme al prestigio storico-artistico, anche tutti i valori simbolici. E quindi il Colosseo, come era stato anche per il Foro Romano, per il Campo Vaccino, era uno dei primi luoghi di attrazione per i visitatori stranieri. Essi lo osservavano, infatti, lo associavano ai momenti più alti della storia romana, quale simbolo di potere politico, luogo sociale dell'antica Roma imperiale, e indotti da una lunga tradizione storica e letteraria che ne esaltava appunto il valore simbolico in quanto manifestazione dello spirito vero della romanità, ne rimanevano sempre molto affascinati. Il contrasto stesso tra la grandezza passata e il degrado contemporaneo confermava e alimentava la percezione e il sentimento di quel destino fatale che si era abbattuto sulla città eterna e che nella cultura romantica costituiva uno dei motivi di riflessione più ricorrenti sulla transitorietà del destino umano e del potere temporale. Quindi la veduta del Colosseo, come vi dicevo, le vedute del Foro, quelle dedicate agli archi trionfali, l'arco di Costantino, di Tito, di Settimio Severo, era tra quelle più classiche sfruttate per rappresentare, per significare la magnificenza dell'antica Roma, tanto più appunto emblematica proprio per l'aura che aveva di rovina in decadenza, di grandezza però appunto degradata che l'edificio aveva in sé. E non a caso, quasi sempre, i fotografi ne riprendevano il lato più rovinato, appunto il lato occidentale che qui vediamo, che si prestava ad essere fotografato da punti di vista sufficientemente distanti ed elevati, per riprodurre così il soggetto in maniera globale, integrale, in tutta la sua monumentalità, abbracciando qualche volta nella veduta anche altri monumenti dell'area adiacente, in questo caso la meta sudante, altre volte c'è l'inclusione dell'arco di Costantino, ecco come qui, no, qui c'è l'arco di Tito, questo è
la parte dell'arco di Tito, altre volte vedremo c'è l'arco di Costantino. Allora, in realtà, come ha sottolineato uno studioso, Andrew Szegedi Mazdak, in un libro del 2005, Antiquity and Photography, in realtà ciò che noi vediamo non è una veduta oggettiva, disinteressata del sito antico, ma un'immagine che è stata attentamente costruita per coincidere con una particolare interpretazione di una cultura antica. I fotografi, in effetti, sembrano del tutto in sintonia con il sentimento dei colti viaggiatori dell'Ottocento, che è felicemente riassunto per tutti nelle parole dell'americano George Stillman Hillard, autore all'epoca della popolare guida per viaggiatori Six Months in Italy, pubblicata nel 1853 a Boston. E riprendo appunto queste parole molto significative della guida di Hillard. Se come edificio il Colosseo può prestarsi a delle critiche, come rovina esso è perfetto. L'opera di decadenza si è arrestata al momento esatto richiesto dal gusto e dal sentimento. Ecco, adesso dopo queste brevi note sull'immagine in generale del Colosseo, sulle motivazioni per cui furono realizzate tutte queste immagini, ecco, riprendiamo da dove ci eravamo fermati. Facciamo un po' velocemente a questo punto, perché è molto tardi. Come vi dicevo, qui abbiamo un'altra immagine sempre dei primi anni 50, ma come potete vedere, vediamo chiaramente la targa del 1852. Si tratta qui di un anonimo calotipista molto vicino agli autori della scuola fotografica romana, anche in questo caso una stampa su carta salata da negativo di carta. Questa immagine faceva parte di un gruppo di 7 o 8 vedute, di cui purtroppo non siamo mai riusciti a identificare l'autore, anche perché non abbiamo ancora trovato altri esemplari analoghi, magari firmati o con timbri. Considerate che spesso noi storici, quando ci troviamo di fronte a delle immagini di questo periodo, dobbiamo tenere presente una serie di elementi per cercare di identificare l'autore, le date, eccetera. A cominciare dall'analisi di quello che si vede nelle immagini, appunto per capire più o meno l'epoca, le differenze, eccetera. Poi contestualizziamo l'immagine cercando di mettere a fuoco tutta una serie di altri segnali, no? Indici che ci possono dare indicazione di quale possa essere lo studio, l'atelier da cui sono uscite, e quindi andiamo alla ricerca di timbri di vendita, d'autore, eccetera, firme, oppure numeri che a volte appaiono dentro l'immagine o sui supporti, numeri che appunto rimandano ai cataloghi dei vari fotografi, numeri che dobbiamo riconoscere magari attraverso proprio la tipologia di grafia che troviamo nelle immagini. E poi rimane, altro fatto importante che sempre esaminiamo, è la tecnica sia di ripresa sia di stampa, di ripresa quando è possibile ovviamente. È più semplice nel caso del il riconoscimento di stampe da negativi su carta, è certamente più facile rispetto al riconoscimento di un negativo su vetro, all'albumina o al collodio, ma anche in questo caso riusciamo a volte a capire se si tratta di una ripresa con la tecnica dell'albumina. Adesso non vi sto a dire le specificità tecniche di questi procedimenti, ma riconoscere una tecnica all'albumina piuttosto che al collodio ci fa anche capire chi potrebbe aver realizzato l'immagine, perché il negativo all'albumina è stato per esempio trattato da pochi fotografi. Uno di questi, uno dei massimi, ecco, è Eugène Constant, che riconosciamo spesso proprio per le caratteristiche stilistiche in cui si presentano le sue stampe. In questo caso l'attribuzione a Constant è stata semplice, perché risultava il timbro a secco sul supporto, quindi la firma dell'autore. Anche in questo caso l'immagine, come vedete, è antecedente al 52.
Eugène Constant, che vi citavo prima come autore della scuola fotografica romana, in realtà non usa il negativo su carta, ma è uno dei primi sperimentatori della tecnica all'albumina, che però fu sicuramente utilizzata anche da James Anderson. Allora, se voi vedete questa immagine di un grande professionista romano dell'Ottocento, potete cogliere in questa stampa, per quanto vista a schermo e non direttamente, una nitidezza, un dettaglio così particolare, un effetto grafico nei contrasti tra chiaro e scuro. Purtroppo in questa stampa, che è tutta un po' appassita, si notano di meno. Certamente possiamo pensare che si tratti di una stampa, tra l'altro una stampa molto precoce, quindi da negativo all'albumina, che per esempio rispetto ad immagini a questa immagine di Caneva, appunto risulta molto molto più dettagliata. L'immagine di Caneva è un'immagine tratta da un negativo di carta, quindi molto più evanescente, molto più impastata, forse però più suggestiva dal punto di vista pittorico. Ecco, queste sono scelte proprio da parte dei fotografi, che non sono soltanto di carattere tecnico, ma possiamo dire proprio scelte di carattere linguistico. Cioè ogni autore, in base alla propria inclinazione, opta per un procedimento piuttosto che per un altro. E in questa fase della storia della fotografia questo fatto si osserva proprio in maniera molto precisa. E poi abbiamo delle immagini, questa è una delle immagini che possiamo vedere dal vivo, di cui non conosciamo niente, non sappiamo, non ci sono timbri, non ci sono firme, non ci sono, ma dal punto di vista, dall'inquadratura, dalla nitidezza con cui si presenta, da una serie di coincidenze con altre immagini note, io penserei che anche un'immagine di questo tipo possa essere stata realizzata da Anderson. Ovviamente sono tutte cose poi da accertare. Anderson produsse stampe negativi, insomma, del Colosseo. Alcune le riconosciamo appunto dalla qualità in cui si presentano le stampe stesse, sempre però avendo dei riferimenti ad alcuni esemplari sicuramente più certi, magari perché riportano ad esempio il timbro, adesso qui non so se c'è qualche caso, il timbro di Giuseppe Spitover, ce ne doveva essere qualcuna, non la ritrovo, il timbro di Giuseppe Spitover, che era il suo venditore a Roma. E quindi ecco, quando riusciamo poi a confrontare un'immagine sicuramente dell'autore con altre molto simili, possiamo azzardare delle ipotesi. Ecco, in questo caso abbiamo per esempio un timbro, invece sempre una delle immagini che potete vedere qui da Serge, che riporta in basso, qui c'è una, si intravede, si vede poco dallo schermo, un timbro ovale del negozio di Tommaso di Cuccioni. Tommaso Cuccioni proveniva dalle fila degli incisori, dei mercanti di stampe, ecco, sicuramente invece usa il negativo al collodio, e sicuramente opta per immagini più, in qualche modo, più documentative proprio del monumento. Come vedete, addirittura quasi lo colloca in maniera isolata rispetto al contesto, no? Ne enfatizza la monumentalità. È uno dei vari modelli dell'immagine che ritroviamo. Anche in questo caso l'immagine l'ho messa vicina, ma perché potrebbe essere dello stesso autore. Scusate, però mi sono persa quelle di Cuccioni vere. Ecco, qui per esempio abbiamo, vedete, questa è per esempio un'immagine che sappiamo essere di Cuccioni, tra l'altro in grande formato, ce n'è un esemplare anche qua.
Ecco, vedete, sono, questa è l'immagine. Vedete che è la stessa, per esempio in questo caso quello che ci fa capire che è la stessa fotografia sono alcuni segni che si vedono qui in basso, che però appunto purtroppo non si vedono bene. Ma. Ecco, vedete qui tutta una serie, come vedete il modulo compositivo che si ripete, no? Allora, qui avevamo tutta una serie di immagini del Colosseo riprese dal Palatino, dall'alto, quindi il Colosseo contestualizzato e quindi una serie di fotografie che potremmo associare ad Anderson, anche se non ne siamo certi, come in questo caso, come in quest'altro caso. Però vedete, è un modello tipico. E qui invece è un altro modello, il modello Cuccioni. In questo caso, per esempio, l'immagine è sicuramente più tarda. Si possono osservare dei lampioni e comunque tutta l'area si presenta in una maniera diversa rispetto alle fotografie che avevamo visto prima. Quindi io penso che sia di epoca anni 80, probabilmente. Qui abbiamo altri fotografi, Gioacchino Altobelli e Pompeo Molins, che tra il 1860 e il 1865 sono associati, lavorano insieme, ed è per esempio una stampa che noi riconosciamo perché ormai conosciamo questo tipo di didascalia. Cioè le didascalie che ritroviamo nelle fotografie sono uno di quegli elementi che spesso ci fanno riconoscere la mano del fotografo. Una didascalia in cui ricorre un numero, appunto il numero di repertorio 31, un titolo scritto in corsivo e il titolo Roma scritto in caratteri capitali, insomma lettere capitali, è una tipica fotografia di un certo periodo utilizzata da questi fotografi. In questo caso gli stessi fotografi li riconosciamo da un timbro, che qui voi non vedete, ma si vede male, ma è il timbro Altobello e Molins Roma, che è lo stesso, è un altro elemento tipico di questo studio fotografico, ma un altro elemento che ci fa riconoscere un po' questi fotografi è l'animazione delle loro immagini. Come vedete qui l'immagine del Colosseo, nell'immagine nella veduta appare una carrozza, con dei personaggi e spesso proprio diciamo questi fotografi romani si caratterizzano proprio per queste presenze molto particolari nelle loro fotografie, presenze che rimandano proprio all'idea del viaggio, dei grandi viaggiatori, dei viaggiatori del Grand Tour. Qui un'immagine ad esempio di un altro di questi fotografi professionisti, Robert McPherson, sempre che esalta piuttosto la monumentalità dell'edificio e che riconosciamo anche in questo caso a volte perché conosciamo degli esemplari con la sua firma, con il suo timbro, in altri casi sempre facendo riferimento ai formati, alla qualità delle stampe e quindi adesso io non mi ricordo, ma insomma più o meno questa stampa l'avevamo associata a Robert McPherson. Questa è un'immagine eccezionale che vi voglio descrivere perché è un'immagine colossale come appunto il Colosseo, costituita da tre stampe assemblate, quindi queste sono operazioni che non tutti i fotografi riuscivano a fare. A Roma in quel momento sono in particolare Tommaso Cuccioni e Pietro Dovizielli che creano queste immagini monumentali. In questo caso le dimensioni, il formato fanno sì che anche il dettaglio sia molto, molto forte, molto spinto. Purtroppo noi oggi in stampe un po' appassite, un po' diciamo un po' rovinate, alterate rispetto a quella che era che erano i toni all'origine, vediamo meno apprezziamo di meno queste qualità, ma a vederle da vicino le immagini presentano proprio estremo dettaglio, estrema finezza di particolari.
Ecco, qui per esempio un'immagine di Anderson, ecco era questa, un'immagine di Anderson a un timbro di Spitover, sempre nella collezione Antonetto. È una veduta un po' più rara rispetto a quelle che abbiamo visto finora, no? Un punto di vista un po' diverso in cui si vede bene tutta la parte del, del restauro. No, scusate. Vedete? Ecco. Vedete qui, ma perché va avanti da solo? Sulla sinistra vedete la parte del Colosseo restaurata, però dicevo questa veduta così un po' più particolare, un po' più rara, però se andiamo a vedere sembra mutuata da questa di Piranesi, questa è una lastra incisa, proprio una matrice che conserviamo all'Istituto Centrale per la Grafica di Giambattista Piranesi. Altro, cioè modello d'eccellenza proprio per i fotografi. E poi ecco altre immagini, Giorgio Sommer, in questo caso c'è il questa l'ho fotografata l'altro giorno al mercatino, alla fiera, è una fotografia di Giorgio Sommer, riporta una didascalia qui sotto che riconosciamo come didascalia di Giorgio Sommer, e poi ma c'è anche un timbro. E poi va bene questa Macpherson per questo formato panoramico che è tipico di Macpherson, ad esempio. E poi ecco, passiamo a vedere alcune immagini dell'interno, ma molto velocemente, di nuovo abbiamo immagini di Giacomo Caneva, vedete tutte le edicole della Via Crucis? Un modello per gli interni del Colosseo, a quell'epoca era stato per esempio il pittore Ippolito Caffi, che è sempre un padovano, quindi molto vicino a Caneva, questo è un dipinto al Museo di Roma. E questa è un'altra immagine colossale con due grandi stampe, due grandi formati assemblati insieme, a dare questa idea proprio di monumentalità che in qualche modo schiaccia, vedete queste piccole figure umane che sono schiacciate da questa visione dall'alto, no? Più è grande il monumento, più ridotte, più insignificanti appaiono le figure umane. Proporzione che si ribalta invece in queste fotografie di Altobello e Molins che vi dicevo fanno sì che i personaggi, insomma i viaggiatori, diventino invece effettivamente i protagonisti all'interno dell'arena, all'interno dell'anfiteatro, quasi appunto gruppi che serenamente passeggiano e conversano all'interno del monumento. Come vedete, in questo caso la proporzione proprio, no, delle dimensioni sembra ribaltata rispetto all'immagine di Cuccioni. E poi vedete anche qui questa didascalia nera con il numero, scritta come nello stesso modo in cui avevamo visto l'immagine di prima. Ecco un'altra sempre immagine di Altobello e Molins, esistono varie varianti. Qui invece un'immagine di Sommer che è insieme a quella che abbiamo visto prima con il timbro. Questa è un'immagine qui di Serge che ho visto, ha il timbro di Ninci. Ninci era stato un collaboratore di Tommaso Cuccioni, infatti è molto simile nelle impostazioni delle immagini, anche perché molte immagini della ditta Cuccioni potrebbero essere state realizzate dallo stesso Ninci che lavorava all'inizio per loro. E poi ecco qui, proprio per concludere, si entra dentro il Colosseo, dentro il corridoio, quindi un'immagine molto suggestiva, molto particolare, proprio tipica di un autore che cammina, diciamo, in solitaria all'interno del monumento, che riconosciamo finalmente, abbiamo riconosciuto da vari timbri, iscrizioni. È un autore la cui scoperta in qualche modo devo a Serge Plantureux, che un giorno a Parigi mi mostrò tutta una serie di fotografie che riuscii poi a identificare e che vedete in questi altri esemplari. Ce n'è questo di destra, è alla Bibliothèque Nationale di Parigi e dietro riporta il timbro ADB, cioè Adriano De Bonis.
Mentre a sinistra un altro esemplare di questa sua fotografia era entrata a far parte del fondo di John Henry Parker, una serie fotografica a carattere archeologico molto importante, con un numero che, della serie Parker 1081, e, come dire, che ci dimostra come quest'autore lavorava in proprio, ma poi ha fornito anche delle immagini per un editore inglese molto, molto importante. E per concludere, ecco, un'immagine sempre dei corridoi del Colosseo, un'immagine di grande suggestione, vederla così non è la stessa cosa che vederla dalla realtà, è un'immagine degli ultimi, sarà del 2013, mi sembra, 2014, di un autore italiano contemporaneo, Luca Campigotto, autore veneziano, che pure si ispira molto anche lui a Piranesi, eccetera, che aveva realizzato tutta una serie per l'editore Franco Maria Ricci, una serie sulle città dell'Impero Romano in Europa. E questa immagine è nelle collezioni dell'Istituto Centrale per la Grafica, è enorme, è 2 metri, che ne so, per 1 metro, insomma è un'immagine di grande formato, come i fotografi contemporanei spesso realizzano attualmente. Ecco, quindi il Colosseo ancora è sempre un elemento di grande suggestione anche per i nostri fotografi contemporanei. Con questo chiudo, vi ringrazio e se vogliamo vediamo insieme le immagini che Serge ha portato. Grazie a tutti.